Oh, buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi mi è arrivato un pacco da DHL che riguarda uno smartphone che a me è proprio piaciuto dalle presentazioni, dalle sue caratteristiche, eccetera. E siccome è da tanti anni che non avevo un telefono Android, ho deciso di comprarne uno. E ora andiamo a spacchettare questo pacchetto. Ma prima di continuare con il video, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina, di lasciare un bel like a questi video e a supportarmi al canale. Seguitemi su tutti i miei social network, Instagram e Facebook, e ora andiamo avanti con il video. Ok, andiamo a spacchettarlo. Andiamo a togliere la confezione e troviamo questa confezione di cartone. Andiamo ad aprirla e dentro troviamo un bigliettino da OnePlus. E questa è la custodia del nuovissimo OnePlus Nord. Ho deciso di comprarlo perché ero da un pezzo che non possedevo un telefono Android. E questo mi sembrava un ottimo telefono a livello di qualità-prezzo. Adesso andiamo a togliere la pellicola. Guardiamo cosa c'è all'interno della sua scatola. Allora, all'inizio della scatola troviamo il nuovo telefono, che intanto mettiamo un attimo da parte. Al suo interno troviamo la custodia in plastica. Andiamo a togliere l'adesivo. Molto bella e rifinita bene, con questo disegno che sembra appunto che indichi il Nord. Dopo troviamo gli adesivi di OnePlus e di Nord, con tutte le sue istruzioni per come si usa il telefono, eccetera. Intanto a noi non ci interessa. Troviamo la spilletta per la SIM. Troviamo il biglietto di benvenuto da OnePlus. Dopo troviamo il carica, il cavo USB-A, USB-C, ultra rapido, e il caricatore supercharge a 30 watt. Intanto mettiamo tutto un attimo da parte, e nella scatola non c'è più niente. Andiamo a togliere, diciamo, la pellicola dal telefono. E questo è il bellissimo OnePlus Nord. Togliamo la pellicolina. Questo è il colore Grey Onyx con fotocamera principale da 48 megapixel, la grandangolare da 8 megapixel. Troviamo il sensore di profondità da 5 megapixel, la fotocamera macro da 2 megapixel. Posteriore completamente in alluminio, a quanto pare, con dei bordi arrotondati. Anche loro con dei bordi in alluminio. Molto bello da tenere in mano. OnePlus prevede già una pellicola integrata sul telefono. Questo è il tasto per abbassare e alzare il volume. Troviamo la fotocamera principale, frontale e la normale, diciamo, da 32 megapixel di Sony, grandangolare da 8 megapixel. Qui troviamo in alto la cassa auricolare per le chiamate, eccetera. Qui sotto troviamo l'entrata USB-C, troviamo l'entrata della doppia SIM e una cassa stereo. Dietro c'è scritto OnePlus col segno di OnePlus. Ora lo andiamo ad accendere e qui troviamo il tasto per, come su iPhone, abbiamo questa levetta che tenendola abbassata abbiamo la suoneria, mettendola in centro abbiamo la vibrazione e mettendola in alto abbiamo il silenzioso. Questo telefono ha uno schermo in 90 Hz, confronto ai 60 Hz del mio iPhone 11 Pro Max. Questo OnePlus monta un processore Qualcomm 765 5G e ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Adesso andiamo ad accenderlo. Guardate che spettacolo. Andiamo a configurarlo. Lo configuro e ci vediamo dopo. Bene, adesso che è passato qualche giorno dall'ultima volta che ho configurato questo OnePlus, vi posso dire che non è stato facile passare da iPhone a OnePlus, da un sistema Apple a un sistema Android. Ho dovuto abituarmi un po'. Il bello è che ha lo sblocco con il, diciamo, il sensore sotto lo schermo. Ho già installato tutte le applicazioni che mi servono e vi posso dire che magari ne farò una recensione tra 1 o 2 mesi. E posso dire che non mi sto trovando male e la risoluzione dei 90 Hz confronto ai 60 è molto rapida, si vede ormai a occhio nudo, confronto a Apple che è un po' più lenta. Vi posso dire che secondo me Apple è molto più, diciamo, organizzato, molto, diciamo, più semplice. Venendo io da un sistema Apple da tanti anni, faccio quasi fatica a trovarmi in simbiosi con un sistema Android. Però adesso lo provo il più possibile, provo le applicazioni, vedo di usarlo il più possibile e dopo di magari portarvi una recensione
accensione, anche usarlo all'aperto, le chiamate. Ho provato a usarlo con, guardando i video su YouTube. Il volume, diciamo, se è un posto silenzioso il volume è abbastanza alto, però se siamo già in un ambiente un po' più rumoroso, diciamo che la monocassa fa fatica a sentirsi. Dopo vi posso dire che questo telefono si tiene veramente bene in mano, non è grosso, diciamo largo come iPhone, questo è un po' più stretto, alto come iPhone, ha i suoi 6,3 pollici mi sembra, e con la sua custodia non è molto espansiva, ha la cassa auricolare qui in alto e anche a sblocco facciale è molto rapido, e se guardiamo un video a tutto schermo le due fotocamere non si vedono molto nello schermo intero, e diciamo che se accorciamo lo schermo del video le fotocamere non si notano per niente. Poi è veramente una bella risoluzione, lo schermo ha piena luminosità, si vede bene anche sotto il sole, ma questo ve ne parlerò più avanti quando farò una recensione completa di questo fantastico OnePlus. E che dirvi, spero che questo video unboxing e prime impressioni di questo OnePlus vi siano piaciute, se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su tutti i miei social network, Instagram a roberto.franchi94 e a Facebook Roby Franchi, e noi ci rivediamo in un prossimo video, ciao ciao!